Buonasera, ben ritrovati. Ultimo appuntamento con l'informazione locale per questa settimana. Incontri con le singole regioni e Poste Italiane per valutare insieme la situazione e le iniziative possibili. E questa è l'iniziativa assunta dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Giacomelli e comunicata ai parlamentari di Parma che gli avevano segnalato la grave situazione della chiusura o riduzione dei servizi nel Parmense. Patrizia Maestri, Giuseppe Romanini e Giorgio Pagliari in una lettera avevano evidenziato all'esponente del governo le ricadute che il piano di riorganizzazione di Poste Italiane avrà sul territorio della provincia di Parma, con la chiusura di 11 sportelli e la riduzione dell'orario di apertura al pubblico di altri 3. Un taglio drastico, secondo i parlamentari, che si aggiunge alle razionalizzazioni già operate dall'azienda negli anni passati e che andrà a penalizzare in particolare i territori più marginali. Ora dunque la parola passa di nuovo al tavolo di concertazione regionale che verrà convocato su richiesta del sottosegretario. L'auspicio dei parlamentari è che in quella sede sia possibile rivedere le scelte di Poste Italiane. Il comitato della Fiera del Fungo di Borgotaro IGP informa che sono in vendita presso l'ufficio di informazione turistica i biglietti per partecipare alla cena degustazione che si terrà presso il ristorante Roma il prossimo venerdì 18 settembre a partire dalle 19:30. I posti sono limitati, quindi il consiglio ovviamente è quello di affrettarsi per prenotare. La casa residenza anziani Rossi Sidoli di Compiano, in occasione del 100° anniversario della presenza delle suore del Cotolengo, organizza per domani, domenica 6 settembre alle 11, la Santa Messa accompagnata dalla Corale Lirica Valtaro e a seguire pranzo buffet con bancarelle e lotteria. Domani, domenica 6 settembre, presso l'Auditorio Mosconi di Via Piave a Borgotaro è in programmazione La Tosca, opera comica in quattro atti di Wolfgang Amadeus Mozart, con la direzione artistica di Laura Bullian e l'accompagnamento musicale al pianoforte del maestro Paolo Bracchi. L'inizio è fissato per le 20:45 e l'ingresso sarà gratuito. I circoli dei giovani democratici dell'Alta Valtaro e del PD di Borgotaro hanno organizzato la quinta edizione del Dem Party. La festa si è svolta ieri sera a Borgotaro in piazza Manara. Il servizio. Beh, direi che la festa sta andando bene. Questo ormai è il quinto anno che organizziamo la festa dei giovani democratici dell'Alta Valtaro, da 2 anni in collaborazione con il Partito Democratico di Borgotaro, ed è 5 anni che abbiamo degli ottimi risultati, degli ottimi riscontri anche di partecipazione. Abbiamo anche quest'anno avuto tante partecipazioni, tavoli praticamente tutti occupati, e quindi che dire, siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto anche quest'anno e la cosa ci spinge ancora di più a organizzarci, a impegnarci e a lavorare attivamente per il nostro territorio nei prossimi mesi, nei prossimi anni che verranno. E approfitto nuovamente dell'occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno aiutato negli anni passati e che ci hanno sostenuto anche quest'anno, e non è una cosa da poco, non è uno sforzo indifferente e siamo veramente molto contenti e grati per l'aiuto che anche quest'anno ci hanno voluto dare. Sono davvero contento di essere venuto a questa festa, che nella sua semplicità è una festa piena di entusiasmo, piena di spontaneità nei rapporti e molto frequentata. Voglio ringraziare davvero anche i giovani democratici che mi hanno invitato, perché sono contento della informalità, della spontaneità di questo incontro, nel quale, al di là delle battute, per una volta non si parla di politica in modo serio. Una chiacchierata tra amici, che è la migliore soluzione e il miglior modo di passare una serata di questa natura.
Ieri sera è stata data una notizia imprecisa circa lo svolgimento della festa della patata dal Bareto. La festa si terrà stasera e non domani, come avevo annunciato, organizzata dalla Proloco di Albareto. Si potrà assaggiare a partire dalle 20 di questa sera piatti preparati con la patata per poi ballare con i DJ Coco e il DJ Rufus. Alle 23 sfilata della patata nostrana e l'ingresso è libero. Domani, domenica 6 settembre, con ritrovo alle 8 e partenza alle 8.30, prenderà il via l'iniziativa da Borgotaro a Cutro in bicicletta per Walter Belli. L'impresa calcistica amatoriale di ben 1200 km vedrà impegnati alcuni ciclo amatori borgotaresi con la finalità di raccogliere fondi per Walter Belli, il biker bardigiano che ha subito un grave incidente. I particolari nella conferenza tenuta ieri. Il servizio. Domenica prossima sarà una giornata molto importante per il Ciclo Club Imbriani, perché sarà la giornata della partenza della Borgotaro Cutro. Ormai da mesi stiamo preparando questo evento per Walter Belli, quindi pedaleremo per 1200 km da Borgotaro fino a Cutro in Calabria in 7 tappe per raccogliere fondi per Walter. Quindi domenica alle 8 noi ci troveremo in comune per la partenza. Soprattutto con questo intervento io vorrei pubblicizzare le nuove maglie, quelle da ciclismo, verranno date in omaggio a chi farà una donazione per Walter. I miei amici giù in Calabria stanno cercando di preparare al meglio il nostro arrivo, e con tanti contatti, e anche loro penso che contribuiranno al tutti i ricavato per Walter. Inoltre volevamo avvisare tutti i nostri fans che sabato, durante l'orario diciamo degli aperitivi, quindi dalle 11 all'1 alla mattina e dalle 5 alle 8 in via nazionale, sotto un gazebo, esporremo le bici di Daniele Rocco con i carrelli che ha fatto l'azienda Dallara su richiesta, che andranno all'asta per beneficenza, e questi soldi andranno a favore ovviamente di Walter. Ci troveremo alle 8 in Piazza del Comune, insomma dopo un quarto d'ora partiremo, quindi saluteremo prima tutti e andremo dai Vigili del Fuoco in piscina, perché lì partirà la 12 ore di nuoto sempre per Walter, quindi saluteremo anche insomma quei ragazzi, e poi alle 8 e mezza precise noi saremo già in direzione di Faenza. Per ogni informazione riguardanti le donazioni, quindi che speriamo saranno numerose, potete rivolgervi a Rocco, il barbiere in Viale Bottego, e lui vi darà tutte le informazioni possibili, oppure visitate baltarociclismo.it. A questo punto saluto tutti, ringrazio tutti gli amici che quest'estate, questi mesi hanno pedalato con noi, delle varie società sportive della nostra valle ovviamente, e che ci hanno dato supporto durante gli allenamenti. E concludiamo con un ringraziamento anche e un coraggio ai nostri due ammiraglie che ci seguono, Di Costella e Giovanni, e Walter Gonzato, con due macchine, che non è poco. Saremo un gruppo molto affiatato, è un po' che pedaliamo insieme. Mi auguro e ci auguriamo tutti insieme che sarà una bella cosa per tutti. Ciao, ci sentiamo al ritorno.